Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo con la nostra Maria Vittoria, che ci parla della sua storia. Ciao Maria Vittoria. Ciao. Raccontaci un po' la tua storia, come sei qui a Butera? Allora, innanzitutto io sono di Butera, nata a Gela però abito a Butera fin da piccola. Quanti anni hai? Perché da casa vogliono sapere quanti anni hai. Ho 14 anni. 14 anni? Ma mi parli come una persona di 30 anni. Allora, per te questa esperienza... Che campo è stato? Il primo, il secondo, il terzo? Allora no, questo per me è il terzo campo. Terzo campo? Sì, terzo campo. Quando hai iniziato? 5 anni? No, ho iniziato a 12 anni. Il primo campo è stato da Scuola di Piceno. Quindi tu sei venuta da qui da Butera fino a... Sì, fino a Scuola di Piceno. Sì. E, per te questa esperienza dei campi, ormai tre, qual è stato quello che ti ha segnato di più? Allora, diciamo che comunque tutti i cambi che ho fatto sono stati bellissimi, perché la presenza del Signore comunque si sente sempre, però un campo che mi è piaciuto particolarmente è stato proprio quello che si è svolto a Butera, perché comunque è il mio paese, quindi avere una presenza viva del Signore nel mio paese è proprio una grande gioia, perché abbiamo risvegliato proprio tanti giovani che comunque hanno sentito per la prima volta la presenza del Signore. Bello, bellissimo. Per te questo campo, il rapporto anche che tu è vero sei giovanissima, hai 14 anni, ma per te chi è Gesù? Chi è Dio? Allora, per me Gesù, diciamo che Gesù non è una religione, per me Gesù è proprio un padre, un amico, perché con lui posso dire tutto che con alcune persone magari non parlo e allora posso rivolgermi a lui perché so che è sempre in ascolto ed è sempre pronto ad aiutarmi in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento. Le ultime domande che ti faccio, poi ti lascio libera. Allora, di cosa ti occupi? Sei a scuola? Stai studiando? Allora, devo andare in seconda superiore quest'anno e liceo artistico. Faccio liceo artistico, sì. E perché hai fatto questa scelta? Perché comunque mi piace disegnare, mi piace proprio il disegno, per me l'arte è una valvola di sfogo e quindi mi diverte proprio, un hobby, una passione grande. E quindi da grande cosa vorresti fare? Da grande mi piacerebbe fare l'illustratrice. Sì. Allora, l'ultima cosa, poi sei libera. Allora, l'ultimo pensiero sul campo. Il campo è? Che cos'è? Allora, il campo comunque è proprio un trampolino di lancio per proseguire una vita nuova, una vita che ti fa maturare e che ti fa crescere sia esternamente che internamente. Ragazzi, io non posso aggiungere niente, ha detto tutto lei. Allora, ti ringrazio. Grazie. Faccio i migliori auguri per il percorso, sia che stai facendo il percorso scolastico, che ti auguro ti possa portare a realizzare i tuoi sogni. Grazie, quello di grazie essere mille. Un'illustratrice e di essere un artista in generale. Grazie mille. Questo campo è stato qui nella tua città e l'augurio che anche che ti rivolgo è che questo sia un fuoco che si accenda nella tua città, voi che siete di Butera possiate continuare ad alimentarlo questo fuoco, siete voi che avete questa responsabilità. Sì, lo sappiamo. Io ti saluto. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Salutiamo da casa. Ciao, ciao. Ragazzi.